Buon inizio di settimana a tutti voi, 4 minuti dopo le 15, pronti come sempre per partire con The Flight, la Zac. Fabrizio Ferrari, abbiamo le occhiaie da Oscar oggi? Ma quest'oggi torna a trovarci Capo Plaza. Eh sì, perché in partenza per un tour europeo, che insomma una bella cosa, ne parleremo certo, tra poco. Da 0 a 20, insomma girerà un po' tutta l'Europa, vi daremo le date, poi la chiusura sarà all'Alcatraz e non solo, doppio disco di platino, proprio il suo album. E allora, New Jeans. Tu bada come parli, yeah. Capo Plaza, New Jeans su RTL 102.5, il pomeriggio The Flight, bentornato. Grazie RTL, bentornato, sì. Come allora, state raga? Noi tutto bene? Bene, chi ci segue Radio Visione, ne parlavamo l'altra volta quando eri stato qua, che tornavi da New York, yes. Insomma questo video girato proprio a New York. Yes. No, ma il bello che tornava proprio quel giorno da New York, quindi era un po' anche preso. Da, esatto, quindi era un po'. Abbastanza. Invece adesso sei pronto per prendere il volo, perché tra un po' dovrai fare un bel giretto. Sì, tra poco inizia il tour europeo, il mio primo tour europeo. Iniziamo da Berlino il 5, tocchiamo tutte le città più importanti di Europa come Stoccarda, Amsterdam, Londra, Barcellona, Parigi e chiudiamo a casa nostra a Milano il 26 marzo all'Alcatraz. Beh, la prima data a Berlino è proprio il 5 di marzo, quindi ormai manca pochissimo. Sì, abbastanza vicini, infatti sono gasatissimo soprattutto per vedere la gente del posto come prende la mia musica, anche perché siamo stati chiamati apposta a Berlino. È un'esperienza nuova completamente per me, anche interagire con fan non italiani, no? Quindi bella, vediamo come andrà. Sono contentissimo di questo tour, anche perché abbiamo fatto tante date in Italia e ci voleva cambiare un po' aria, quindi in giro per l'Europa penso sia la giusta cosa da fare. No, io sono curioso di sapere poi, visto che in Italia il fenomeno trap insomma ha preso piede alla grande, insomma, capire se c'è un equivalente tedesco piuttosto che olandese, insomma, in Inghilterra sappiamo, però. Sì, sicuramente, anche quando vado fuori questa cultura trap, rap, hip hop è molto più sviluppata rispetto all'Italia, anche in Francia, ultimamente sono stato in Francia, c'è una cultura urban assurda, bellissima, lo stesso a Londra, in Inghilterra, anche in Belgio c'è una bellissima cultura, quindi piano piano l'Italia sta facendo il suo, diciamo, dai. Bene. Che sono anche più aperti, mi sembra di capire, anche sulle cose che arrivano da fuori dal loro paese, no? Sì, supportano molto l'Italia, infatti amano molto, diciamo, questo stile trap rap che abbiamo qui. Bene, no, ci fa piacere questa cosa. Yeah. Allora, presentala tu questa canzone che insomma ormai... Per chi non la conosce, questa è Giovane Fuori Classe, questo è Capo Plaza, Gang Shit, yeah! Mi ha fatto così, Giovane fuori classe, lui è un giovane fuori classe, Capo Plaza quest'oggi ospite, non a caso è uscita la Deluxe di questo doppio disco di platino. Complimenti. Grazie. Infatti inaspettato, grazie a tutti i miei fan che mi hanno fatto arrivare a questo traguardo. Grandi grazie, raga. Beh, insomma, tu praticamente dall'anno scorso hai visto, no, crescere anche il tuo, così, come si dice, fan base, in maniera esponenziale, no? Sì. Ma come la vivi tu da giovane fuori classe? Guarda, la vivo molto tranquilla, perché se inizio a pensare che c'è tutta questa gente, tutta questa responsabilità anche che comunque mi sento addosso per tutte le nuove generazioni e non che mi ascoltano, impazzirei completamente, anche perché ho 20 anni, sono un ragazzo di 20 anni che vuole viversi la propria vita anche da ventenne, normale, al di là della musica. Quindi easy, scendo anche per strada come se niente fosse, io sono io, la vivo normale, vivo la mia giornata, se acchiappo un fan o incontro un fan facciamo una foto, gli do un abbraccio, come stai? E questo mi piace, è il mio lavoro, è diventato il mio lavoro, ho sempre voluto questo, la gestisco in maniera molto molto tranquilla. Senti un po', invece, tranquilla non è la situazione, diciamo così, su certi attacchi al movimento trap. Ti faccio un esempio, visto che ci hai lavorato con Sfera Ebbasta, no? La Rai che lo esclude, dei giudici, perché dice i suoi testi non vanno bene. Uh-huh. Tu che idea ti sei fatto? Guarda, ti dico no comment davvero, perché ormai questa è un tipo di musica che è arrivato a tutti, no? E non credo che in questo tipo di musica si dicano cose che non sono mai state sentite, dell'uso di chissà che droga o altro. Cioè, queste nelle canzoni e nella musica e in qualsiasi, secondo me, come si dice, cultura musicale, c'è sempre stata questa cosa. Quindi ora puntare il dito per delle cose che sono ormai, cioè, risapute, capito? Non vedo perché, se viene detto da una canzone, magari negli anni 60 lo facevano in una maniera diversa e ora comunque a noi puntano il dito, boh, contenti loro, che devo dirti. Bene.
Sono le 15:16 minuti su RTL 102.5 nel pomeriggio di The Flight. Oggi Capo Plaza è tornato a trovarci perché c'è questo tour europeo che insomma è una bella cosa. Si parte il 5 di marzo a Berlino, poi Nova Gorica il 9, ancora Zurigo, Londra, Parigi, Barcellona, Amsterdam, Francoforte. 26 marzo invece l'unica data Milano. Italiana appunto a Milano, l'Alcatraz. Vi attendiamo numerosi e restate con noi perché tra poco cercheremo di capire, non so, se c'è uno speciale live che dedicherai agli amici d'Oltralpe. Lei mi dice rallenta ma mi gira la testa. Tesla, Capo Plaza, qui c'era anche Sfera che salutiamo. Bella Sfera, bella Dref. Allora, qui ho l'album, la celebrazione dell'album 20 con tutti i suoi gadget, tutte le sue cose che... e c'è una celebrazione anche europea, come abbiamo detto, questo tour che ti porterà in giro per l'Europa. Poi c'è la data del 26 di marzo a Milano, l'Alcatraz, che presumo sarà qualcosa di altrettanto celebrativo. Sì, stiamo lavorando molto soprattutto a questa data del 26 all'Alcatraz per chiudere in bellezza, e poi soprattutto perché a Milano in Italia, e per chiudere il tour europeo ho scelto casa nostra, che sarebbe la nostra amata nazione. Sarà uno show completamente diverso da quello che porterò in Europa. Ci saranno ospiti che ora non sto qua a dire perché li comunicherò tra poco, ma tantissimi ospiti, scenografia assurda, ci sarà anche uno sketch, diciamo, della mia vita in mezzo a, diciamo, i vari pezzi. Quindi sarà un vero e proprio viaggio nella mia testa il live del 26 marzo, quindi invito tutti a venire. Ci saranno, come ho detto, un sacco di ospiti, un sacco di amici che vi faranno divertire, e poi ci sto lavorando davvero tanto, tanto, e voglio farvi divertire, quindi venite all'Alcatraz, raga. Bene, poi se siete in giro per l'Europa abbiamo comunicato le date trovate ovviamente sui social, anche perché è un bel giro questo, insomma. Che... abbastanza, direi. Siamo sempre in giro, la mattina mi sveglio e sono da una parte, il giorno dopo da un'altra, quindi seguitemi anche per l'Europa, raga. Allora, ricordiamo le date: 5 marzo a Berlino, poi Nova Gorica, Zurigo, Londra, Parigi, Barcellona, Amsterdam, Francoforte, poi Milano all'Alcatraz. Allora, seguitelo sui social Capo Plaza per avere tutte le informazioni. Non ci puoi sdoganare un nome, un nickname. Non posso dire nulla, tra poco vi diremo tutto. Vabbè, allora sui social scopriremo chi ci sarà. A chi mi conosce lo sa che sono un tipo molto segreto, quindi lo sapranno presto. Ma con noi non devi avere segreti. Ce lo dirà fuori. Siamo onda. Amici. Fuori onda. Noi spoileremo subito. Va bene, allora ringraziamo e salutiamo Capo Plaza. Grazie raga, bella RTL. Ci vediamo presto. Io. Grazie Luca.